Ciao a tutti amici di Vespe Motori. Con questo video iniziamo una serie riguardante la sostituzione dell'intero scudo. Inizialmente ero molto indeciso se realizzare o meno questo video, ma viste le numerose richieste, tenterò di fare il possibile. Primo perché è un video abbastanza complesso, anche per me doverlo spiegare, eccetera. Seconda cosa, ci sono tante variabili, tanti imprevisti da tenere in considerazione, molte volte bisogna anche improvvisare. Quindi, essendo anche un video abbastanza lungo, è per questo che ho deciso di suddividerlo in diverse serie. Io personalmente inizio dalla rimozione di parte del nasello per poi passare alla rimozione dei rinforzi sottopedana. Per quanto riguarda la parte restante di nasello, questa per intenderci, la vedremo in un prossimo video. Occhiali, guanti, tutte le protezioni del caso e andiamo ad iniziare. Per prima cosa io ho pensato di salvare questo nasello che poi andrò a riposizionare sullo scudo nuovo. Quindi qui abbiamo una parte applicata che è questa e andremo a spuntare questi segni di saldatura che adesso io sto evidenziando con un pennarello. Io in questo caso utilizzo una punta del numero 6. Ora con uno scalpello cerchiamo di sollevare la lamiera e staccare il tutto. Questo è il nasello che abbiamo tolto, naturalmente poi andranno tutte rifinite, alcune parti qui vedete ci sono dei segni delle ammaccature, andrà tutto raddrizzato, vanno raddrizzati tutti i lembi e poi andrà riposizionato. Allo stesso modo come il nasello possiamo pensare di togliere anche questi rinforzi, questo, le cappa, come io ho già fatto, vedete, questa è quella nuova, questa l'ho rimossa. Era così, altrimenti possiamo iniziare a tagliare. Questo poi lo decidete voi. Quindi, allo stesso modo, andiamo a spuntare i punti. Ne troviamo uno qui, uno qui, uno qui e procediamo. Questo è il rinforzo appena tolto, questi sono i nuovi, queste le cappe che ho tolto. Visto il costo che hanno, volendo si possono riutilizzare. Io in questo modo, togliendo i traversi, i rinforzi, ho alleggerito la struttura anche e mi può facilitare il taglio. Ho pulito per riuscire a vedere bene i punti. In tutti i casi, se decidessimo anche di buttarli, non facciamolo adesso, non buttiamo via nulla, neanche lo scudo dopo, perché ad esempio queste sovrapposte a quelle nuove ci serviranno come modello per rifinire quella nuova, vedete? Per ora non buttiamo via nulla. Bene, questa è la prima parte di video riguardante lo scudo. Continuate a seguirci, ci vediamo in un prossimo video.